Troppo forte la Lazio per un Cagliari privo di molti titolari, incapace di bloccare le iniziative dei laziali e di impensierire più di tanto la difesa biancoceleste. Prima ancora di portarsi in vantaggio con Signori su calcio di rigore al 23esimo minuto, la Lazio ha avuto diverse opportunità per battere i fiori con Negro e Fusaro. E tuttavia sono stati i rossoblù con Marcolin a sfiorare la rete al 15esimo. Bravissimo Marchegiani nel deviare in angolo la forte conclusione dell'ex laziale. Al 23esimo il rigore per un fallo su Boxic, calcia Signori alla sua maniera, Fiori sfiora la palla ma non riesce a intercettarla. La Lazio insiste e sfiora il raddoppio prima con Winter e quindi con Signori, al quale si oppone benissimo Fiori. E poi ancora con Favalli, che al momento del tiro viene bloccato da un difensore cagliaritano. Dilaga la Lazio nella ripresa. Al quarto Gascogne sfiora la base del palo sinistro. Un minuto dopo segna ancora Signori con un preciso calcio di punizione. Il Cagliari tenta una timida reazione. Per ben due volte impensierisce Marchegiani ma senza risultati. È invece la Lazio, ancora con Signori al 19esimo, a realizzare la terza rete a conclusione di una splendida azione di Boxic che dal fondo effettua un cross sul quale si lancia di testa Signori che anticipa anche Fiori e manda in rete. Al 42esimo Valdés, ben lanciato da Oliveira, potrebbe accorciare le distanze, ma non riesce a concludere dopo aver superato il portiere avversario per ben due volte. Il suo tiro finale poi è facile preda di Marchegiani. Quarta rete laziale con Gascogne su calcio piazzato. La palla supera la barriera e si infila all'angolo alto alla sinistra di Fiori. Brutto Cagliari e grande Lazio che ha così restituito ai rossoblù le quattro reti subite al Sant'Elia nella gara di andata. Ma il Cagliari di oggi era davvero ben poca cosa.